è un punto che ci dà morale, fatto contro una grande squadra. Non sono proprio d'accordo su quello che hai detto del primo tempo, perché secondo me c'è stata una grandissima organizzazione da parte nostra, abbiamo chiuso tutti i passaggi, abbiamo preso gol solo su palla inattiva, dove noi purtroppo subiamo troppi gol. Dopo è normale che, avendo di fronte una signora squadra come la Juve, il pallino del gioco l'hanno tenuto loro, però noi eravamo ben organizzati, uscivamo bene sulle posizioni, e diciamo che a questo punto ci dà morale, come ho detto, e soprattutto corrisponde un po' a tre punti, perché è fatto contro una grande squadra, perché difficilmente altre squadre del nostro livello faranno punti contro la Juventus. Loro che in questo momento mi sento un dottore che deve curare un paziente, e serviva la medicina giusta. La medicina giusta io ne ho una sola, che è quella di cercare di convincere i ragazzi a fare cose che magari altre volte e altri anni non facevano, e soprattutto di cercare di giocare a calcio e divertirsi. E oggi hanno fatto una grandissima prestazione, soprattutto, come hai detto te, al secondo tempo abbiamo pareggiato una partita contro una squadra forte, ma forte come la Juventus. Dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, soprattutto nell'ultimo passaggio, meno quando andiamo sugli esterni, perché oggi abbiamo fatto gol su una palla messa dentro, su una situazione dove si è creato un 2-1 che noi proviamo spesso in allenamento, e abbiamo fatto gol. Questa è una bellissima soddisfazione, grande merito va a loro perché l'hanno messa in pratica. Dopo noi sappiamo che nell'ultimo passaggio, soprattutto avendo giocatrici con caratteristiche diverse del tener palla o del fare degli scambi vicino all'area, quello in questo momento siamo ancora un po' indietro, però piano piano ci arriveremo. Ripeto, abbiamo tempo davanti e questo punto ci dà sicuramente più fiducia per andare ad affrontare la partita con la Fiorentina con più serenità. Logicamente questo per noi non deve essere un punto di arrivo, perché abbiamo fatto un risultato importante contro la Juve, ma deve essere un punto di partenza per poter mettere mattoncino su mattoncino per poi costruire la nostra casa. Avevamo fuori parecchie, Orsi, Nocchi, che si è fatta male recentemente, anche oggi Tomaselli ha fatto due partite, poi purtroppo oggi sentiva male al ginocchio, si è fatta male Pondini nel riscaldamento, ieri si è fatta male Moraca, oggi è venuto in panchina solo per fare numero. Quindi sono tutte situazioni che si stanno creando, che però ha detto alle ragazze che da negative dobbiamo trasformarle in positive. Credo che il risultato sia un risultato molto importante per aiutarci poi nel nostro percorso. È stata una bella partita da noi, siamo bene in organizzazione e abbiamo fatto cosa abbiamo allenato questa settimana, e tutti ha dato tutto. È importante che abbiamo adesso un punto e dobbiamo andare avanti così. Sono qualcuno che non faccio tanto gol, ma sono felice che posso aiutare la squadra. Adesso non importa chi fa la gol, ma sì, sono molto contenta. Mi piace di andare avanti e aiutare la squadra, e ho visto che volevo fare 1-2 con Lana ha cacciato, e appunto la palla è venuta con Monte, e ho detto adesso devi andare avanti, e lei ha dato una bella palla per me. Allora, sì. Siamo una nuova squadra, come tu dici, con tante nuove ragazze, giovani, e dobbiamo cercare adesso cosa è per noi la migliore cose in campo, e penso che oggi abbiamo trovato questo. Sì, è giusto, questa per noi deve dare più energia per le prossime partite. Sarà anche una partita dura, ma abbiamo adesso confidenza e sì, andiamo con tutte cattiverie a Firenze.